Da Piazza Chanù d'Aosta, dove si è appena conclusa la prova agonistica di Vivi Città 2018 e dove sta per concludersi anche la passeggiata ludico-motoria di Vivi Rosa. La prova maschile è stata vinta a livello agonistico dopo un anno sabbatico, è stato fermo Vivi Città per un anno da Marco Agostinacchio, la prova femminile da Charlotte Bonen, che tra l'altro ci sta raggiungendo. E allora in diretta subito la parola per Vivi Rosa, la passeggiata ludico-motoria dedicata alle donne, diritti per le donne, soprattutto nello sport, la presidente del Rotarat, gruppo Rotarit Valle d'Aosta, Margot Truc. Ciao a tutti, è bellissimo essere qua oggi, c'è stata una grande partecipazione. Noi abbiamo iniziato questa collaborazione con WISP già 2 anni fa, con Wall for Pink. Quest'anno abbiamo deciso di unirci a questo progetto nazionale ed è stato un grande successo per la grande affluenza di persone, di bambini, di giovani, anche perché noi vogliamo proprio sensibilizzare questa porzione di popolazione, appunto di sensibilizzare sui diritti delle donne, nello sport in particolare, ma in generale in tutti i settori lavorativi, né ancora nelle disuguaglianze di genere. Quindi direi che abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro oggi, sono molto contenta. Grazie a Margot Truc, presidente Rotarat Valle d'Aosta. Adesso la parola, entrando nel merito non più di Vivi Rosa ma di Vivi Città, che è tornata dopo un anno sabbatico, un anno si è fermata a Vivi Città, è tornata, lo ha fatto oggi, ha vinto Marco Agostinacchio tra i maschi, abbiamo con noi Charlotte Bonen tra le donne, con il coordinatore dell'area atletica, struttura atletica, Comitato Regionale WISP Valle d'Aosta, Alfredo Nicolotti. Sì, dopo un anno di pausa, quest'anno abbiamo ripreso con Vivi Città, su un percorso nuovo. Poi gli atleti ci diranno se è più bello degli anni precedenti, se è più filante, più veloce. A me sembrava un percorso abbastanza lineare e veloce. Siamo abbastanza soddisfatti, pensando che ci sono molte gare in giro nel Piemonte, comunque la partecipazione ci ha soddisfatto, diciamo. E allora la parola adesso al vincitore in campo maschile, che tra l'altro non è un vincitore di nuovo pelo perché ha già vinto ed è già salito più volte sul podio, Marco Agostinacchio dell'Atletica Cogne, per il commento sulla sua vittoria, sul suo tempo di poco superiore ai 42 minuti, sul percorso rinnovato e su questo Vivi Città 2018 che è stato anche dedicato alle donne con Vivi Rosa. Sì. Allora io sono contentissimo che sia tornata Vivi Città dopo un anno di pausa, è un percorso cittadino sempre molto bello, io lo partecipo sempre volentieri, il tempo ci ha assistito, quindi direi una bella mattinata di sport e insomma, bello, una bella manifestazione. Sì. Contento del tuo tempo? Sì, contento, soddisfatto, diciamo che con Vivi Città si dà inizio alla stagione competitiva, quindi insomma un buon test per tarare un po' la condizione. Insomma, bene. 2 battute sul percorso nuovo? Il percorso nuovo mi è piaciuto molto, direi promosso a pieni voti, bello scorrevole, divertente, bello, mi è piaciuto, molto interessante. Sì. Qui abbiamo un'altra campionessa che ha partecipato anche a Rio 2016 nel triathlon, oggi hai dominato in campo femminile col tuo 46 alto, 47 basso minuti, una bella esperienza anche per te, che tipo di esperienza hai fatto, ti è piaciuto il percorso e quali sono poi i tuoi obiettivi di stagione? Beh, gareggiare in casa è sempre bello, poi quando è nel centro della tua città è ancora di più, il percorso bello. Come sempre quando gareggio ad Aosta scopro delle salite che non pensavo ci fossero, però è stato bello e soprattutto gareggiare insieme agli uomini è un grande stimolo, quindi per quanto mi riguarda sono molto contenta del mio tempo, contenta della manifestazione, del tifo che c'è. I miei prossimi obiettivi sarà qualche triathlon, volevo fare gli italiani di lungo che non è la mia specialità, però con l'avanzare dell'età provo a buttarmi su distanze più lunghe. Grazie a Charlotte Bonen, grazie a Marco Agostinacchio che ha vinto tra i maschi, grazie a Margot Truc e Alfredo Nicolotti. Un saluto a tutti da Aosta, dalla Valle d'Aosta, da Piazza Chanù, dove è ancora in corso la Vivi Rosa per i diritti delle donne nello sport e non solo. Amici della WISP, buongiorno a tutti. Mi presento, sono Guido Tortorelli, responsabile comunicazione WISP Matera. E vi do il benvenuto alla 35esima edizione del Vivi Città in diretta da Matera, città dei Sassi, nonché capitale europea della cultura per il 2019.
Come vi dicevo, siamo all'interno di questa splendida giornata ricca di colori, divertimento e ovviamente tanto sport per tutti. La mattina è iniziata alle ore 9:30 con la gara competitiva di 12 km alla quale hanno partecipato oltre 60 partecipanti. Ma la giornata continua, infatti ora presso alle ore 11 partirà la gara non competitiva di 4 km che vede l'iscrizione di circa 1000 partecipanti. Tante famiglie, tanti bambini partecipano a questa giornata di festa e anche quest'anno per la 35esima edizione e per l'edizione 2018 del Vivi Città, la città di Matera ha saputo rispondere alla grande all'invito WISP. Ora ci troviamo precisamente nella centralissima piazza Vittorio Veneto di Matera, è appena conclusa la gara competitiva e niente, ci avviciniamo per scoprire un po' le sensazioni a caldo dei partecipanti. Come dicevo, una giornata ricca di colori, di sport, di tanto divertimento, tanta partecipazione. Oltre alla gara, la WISP Matera ha organizzato anche altre attività per i tanti bambini presenti in piazza, dei laboratori che possono comunque far vivere un'esperienza indimenticabile anche ai più piccoli. Questa è la postazione della partenza che ricordiamo in piazza Vittorio Veneto. Ci stiamo avvicinando alla fase clou della giornata, ovvero la partenza di circa 1000 persone per quanto concerne la gara non competitiva. Come potete ben vedere, tante sono le persone qui in piazza Matera, città dei Sassi, nonché capitale europea della cultura per il 2019. Eccoci vicino al presidente del comitato WISP Matera, Francesco Grieco, al quale chiediamo subito delle sensazioni per questa giornata. Grande, febbrile giornata, tanti numeri altissimi, velocità, perché abbiamo avuto i competitivi molto veloci e adesso aspettiamo i giovanissimi che sono tutti gasatissimi già, come potete vedere. Benissimo, grande partecipazione da parte di Matera che ha risposto alla grande. Grandissima, abbiamo esaurito tutto, quindi siamo felicissimi. Bene così, ti ringrazio. Grazie a te. Francesco. Bene, amici di WISP Nazionale, vi lascio con queste immagini di Matera piena di tanti amici che stanno vivendo questa splendida giornata con noi. Un saluto a tutti da Matera, a presto! Buongiorno da Firenze, siamo in diretta da Piazza Santa Croce per la 35esima Half Marathon Firenze di Vicità. Io sono Daria Manente della WISP di Firenze. In questo momento ci troviamo alla zona d'arrivo e per questa 21 km sono già arrivate il primo classificato, il keniano Paul Kiongik, e la prima donna Ibin Lagat, sempre keniana. Oggi, questa domenica di festa, 3.000 i partecipanti al via, 5 le possibilità di corsa, la 21 km mezza maratona, la 8 km non competitiva, la 5 km walking con la campionessa mondiale di marcia Milena Megli e la Tomasino Run, la corsa per bambini e famiglie, che ha visto la partecipazione di tanti bambini e delle scuole. Come vediamo, stanno arrivando altri atleti che concludono la mezza maratona e 21 km. Il tempo questa mattina era soleggiato, purtroppo a un certo punto una leggera pioggia ha in qualche modo compromesso un pochino la partenza, ma ora non piove e la festa continua. In questa splendida cornice di Piazza Santa Croce, con la chiesa alle spalle, ovviamente siamo ai primi arrivi della mezza maratona, quindi la maggior parte delle persone arriverà tra un po' di tempo. Questi sono comunque atleti allenati a fare queste distanze,
podio femminile, poi mi sposterò. Avremo un po' di caldina, di sangue. Ora un commento a questa 35esima Half Marathon Firenze Vivi Città lo fa il presidente della WISP, Marco Cercantini. Ma direi una bellissima manifestazione, tantissima gente, tanto colore, il sindaco di Firenze a dare il via insieme all'assessore allo sport Vannucci. Sono da poco passate le 11, siamo nella sede nazionale della WISP dove c'è un po' la sala stampa, ecco, anche per mettere insieme le classifiche. E avete visto in diretta molte città, tempo al nord particolarmente difficile, complicato, in alcune città piove, però abbiamo visto Massimo Tossini, un po' una rappresentazione, anche se veloce, delle finestre sulle varie città di quello che è Vivi Città, davvero la corsa più grande del mondo, Massimo Tossini. Addirittura il collegamento con Parigi ci ha fatto un po' vedere come da Palermo a Parigi, poi siamo passati da queste due importanti città, come davvero siamo in presenza della corsa più grande del mondo, Massimo. Ma sì, sicuramente, anzi per la prima volta diciamo siamo riusciti anche a vedere quello che succede in giro, specialmente mi riferisco a Parigi, perché insomma io conoscevo queste manifestazioni, in Francia ce ne sono 5 di Vivi Città, tutti molto importanti, e abbiamo visto oggi quello della regione parigina di Vrivitri, che è praticamente Parigi, è un quartiere periferico di Parigi, e abbiamo visto che è una bella festa, oltretutto lì c'era anche il sole, insomma, cosa che oggi qui da noi in parte è mancata. E niente, appunto ci siamo resi conto che anche i nostri amici dell'FGT credono molto in questa manifestazione, che anche lì da loro ogni anno cresce di qualche unità, e niente, stiamo rafforzando questa collaborazione con loro e speriamo in futuro, insomma, che avranno tante città quante ne abbiamo noi qui in Italia. Ecco, ricordiamo anche qualche altro momento di questa giornata. Alle 9.30 Radio 1 Rai, che vogliamo ringraziare, ha dato il via con la radio che si vede. Abbiamo visto in studio Alessio Maldini collegato con Vincenzo Manco, e poi il collegamento con Reggio Emilia, che per noi è stato un po' il via con 6.500 persone, e così via a varie finestre. Ma c'è anche qualcosa che non abbiamo visto oggi, e si sta correndo anche in due carceri. Come sapete non si può entrare nelle carceri, però a Bollate e a Monza ci hanno dato delle notizie importanti su come stanno andando queste due prove. Massimo Tossini. Si corre anche in questi due carceri, che sono diciamo due appuntamenti molto importanti, specialmente quello di Bollate, perché praticamente fa dei numeri di partecipanti molto alti, quasi alla stregua di Vivi Città all'esterno, insomma, perché mediamente sono sempre circa 300 le persone che corrono, e questo pure insomma diciamo un altro elemento importante di Vivi Città, insomma la parte diciamo classica, il carcere, e tutta la parte poi che si svolge all'estero. Ecco, la parte che si svolge all'estero. Allora, carceri, si continua a correre. Vivi Città ha aperto un percorso, un mese di iniziative, anzi più mesi di iniziative, perché lo ricordiamo, termineranno a ottobre le prove che si svolgono nelle carceri. Qualche data: il 18 aprile Reggio Emilia, il 21 aprile Cagliari, il 22 aprile di nuovo casa circondariale di Milano, però in questo caso è il carcere di Opera, il 22 aprile a Rebibbia, nuovo complesso, e poi a Torino l'8 maggio, e così via. Ma a proposito di città all'estero, Massimo Tossini, sappiamo che Vivi Città è anche un grande progetto di solidarietà, in particolare legato al Libano, in particolare in queste ore complicate. Ne vogliamo parlare? Ma sì, certamente, diciamo, noi siamo attivi in Libano già da una decina d'anni, arriviamo lì con Vivi Città, Corri per la Pace, poi lì abbiamo conosciuto la realtà
libanese, ci siamo focalizzati più sui bambini perché abbiamo capito, insomma, nel frattempo era scoppiata anche la guerra in Siria, i campi palestinesi del Libano e via dicendo, che i bambini, diciamo, erano la nostra mission, diciamo, in quel paese. E praticamente insieme negli ultimi anni, insieme alla Fondazione Terre des Hommes, Vivi Città raccoglie un euro per ogni partecipante da devolvere a questi progetti. Abbiamo iniziato a fare anche una serie di interventi, costruendo un piccolo campetto da calcio, riabilitando il playground di una chiesa e via dicendo. E quest'anno praticamente ci siamo focalizzati proprio in una zona che sta ai confini con la Siria, dove è molto alto il numero di profughi siriani e la gran parte di questi profughi sono bambini, e per cui partecipiamo, diciamo, attraverso Vivi Città all'acquisto di un ludobus che potrà permettere di portare anche giornate di gioco, di divertimento e di sport in queste zone che sono difficilmente raggiungibili e che non hanno strutture per poter fare attività sportiva. Per cui diciamo, questa collaborazione è iniziata, sta andando avanti, e in questo progetto di quest'anno è coinvolta anche UNICEF, e pensiamo anche nei prossimi anni si svilupperanno ulteriori sinergie. Allora, Massimo Tossini, tra qualche attimo vedremo anche un video realizzato da Terre des Hommes, che ringraziamo e salutiamo per il lavoro che fa con WISP e con Vivi Città. Però prima c'è probabilmente da ringraziare altri partner. WISP non è da sola a organizzare Vivi Città, iniziative complesse come queste hanno bisogno di tanti amici. Vogliamo ricordarli, Massimo Tossini? Certamente sì, Vivi Città è, diciamo, ha un partner istituzionale che è Marsh, un broker assicurativo che ci segue anche per quanto riguarda il tesseramento della WISP, un fornitore ufficiale che è Premia, e poi si avvale della collaborazione preziosissima di Radio 1 Rai, perché appunto quest'anno siamo tornati al via, dato in contemporanea a tutti, del Corriere dello Sport, di LifeGate e di Agende 21. Credo di non aver dimenticato nessuno, nessuno. E insomma tutto si realizza anche grazie al loro supporto, altrimenti tutto questo non sarebbe possibile. E per quanto riguarda oggi, finiamo qui. Il prossimo appuntamento è alle 14 e sarà proprio Massimo Tossini in diretta su Radio 1 Rai, che ringraziamo ancora, a darci i nomi dei vincitori di Vivi Città. Vi lasciamo in compagnia di Terre des Hommes, che salutiamo ancora una volta, e con il video che è stato realizzato per testimoniare il progetto di solidarietà che WISP e Terre des Hommes stanno portando avanti. Grazie a Francesca Spanò, che ci ha seguito per la regia, grazie a Elena Fiorani e grazie a tutti coloro che stanno contribuendo e hanno contribuito alle dirette dalle varie città che vi hanno garantito queste finestre su tutta Italia. Grazie e arrivederci.